siamo qui all'inaugurazione di un locale magnifico, Le Ban, con tutta la gente figa di Roma. Vediamo che vi spiegano. Ciao, dimmi, che stai mangiando? Dei rigatoni pazzeschi, buonissimo. Sono fatti con fagiolini, con solito pesto, quello vero pesto genovese, no? Dove si va pure i fagiolini, molto buoni, al dentissimi, molto fresco, estivo. Buonasera, buonasera. Di dove sei? Di Roma. Di Roma? Che stai mangiando? Come, che ti sembra tutto questo ambiente, l'atmosfera? Ti piace? Bellissima. Qui? Sono arrivato qui tramite Rosa Miranda, che è una showgirl a livello internazionale. Conoscevo questo locale, è un locale bellissimo. Ci sono ritornato con piacere, ho mangiato benissimo. E mi sono divertito anche tanto, ho incontrato tanti amici che non rivedevo da tanti anni, tra i quali Ferdinando Maddaloni, che è un noto attore di teatro, di cinema e quant'altro. Mi devo sedere qui per fare l'intervista, guarda che allucinante. Dimmi, come ti chiami? Ferdinando Maddaloni. So che mi vuoi chiedere come mai sono qui. Esatto, come mai sei qui? Perché anch'io sono amico di Rosa Miranda. Ma un amico speciale, visto che abbiamo fatto la scuola di recitazione a 5 anni insieme, quella della mitica Zietta Liu, e ci siamo ritrovati dopo anni in questo posto che è straordinario, è veramente bello. Allora continuiamo la serata qui a Le Ban, l'inaugurazione di uno dei locali più fighi di Roma. Dimmi, come ti chiami? Io mi chiamo Amina, sono del Marocco, mediterranea come voi, vivo qua da quasi 20 anni, lavoro nel settore del design e architettura, mi piace il cibo italiano, sono amica del gruppo che ha organizzato, anche del titolare, la cucina è calabrese perché il cuoco è calabrese, è fantastico. Io sono già arrivata al dolce, quindi ho consumato una porzione abbastanza diciamo piena di calori, nel senso non è da dieta, è buonissima però. Magnifica, allucinante. Allora dimmi, ti stai divertendo? Mi sto divertendo, poi ho rincontrato Gianni, che è stato il mio regista per tanti anni, e poi questa trasmissione l'abbiamo creata noi, fatta noi per 10 anni, l'abbiamo portata su dopo tanti anni, poi sono stata chiamata in un'altra rete e sono andata via. Comunque sono sempre felice di rincontrare Gianni e tutta la vostra staff, poi in questo ambiente romano che questa sera inaugura Le Ban, un posto molto bello, centrale, dove si ci può divertire, si può mangiare, ascoltare musica dal vivo. Beh, la serata è appena iniziata, ma ne vedremo delle belle. Tu, cara, tutto bene? Dalla Spagna con furore? Ma benissimo, benissimo, mi sto divertendo un sacco. Uno dei ristoranti più fighi di Roma, si può dire. Ciao, come stai? Bene, grazie, faticosamente bene. La inaugurazione di questo ristorante come va? Ma procede tutto bene, spesso sono con una compagnia di amici, ma amici con la maiuscola, perché nel mondo dello spettacolo non ci sono solo rapporti di opportunismo, ma anche amici veri, ecco. Quindi sono contenta, sono rilassata, sono tranquilla e sono con persone che mi vogliono bene, mi proteggono qualora
bevessi un bicchierino di vino in più. Qui con Claudia Argara, che ha appena aperto un locale vicino a Piazza Barberini che si chiama Le Chance, bellissimo. Come stai? Bene, grazie. Ti stai divertendo? Sì, mi sto divertendo, poi Piero e Antonella sono dei miei amici, perciò sono qui a omaggiare loro. Che hai mangiato? Spiega un po' che hai mangiato. Ho mangiato delle cose squisite, da una melanzana alla parmigiana, del carpaccio di tonno, dei dolci fantastici. Devo dire che lo chef è molto in gamba. Il ritorno del principe alla movida romana, vero, no? Non ne scherziamo qui. Dai, siamo qui stasera per rinnovare i fasti delle band che abbiamo inaugurato con Gianni circa 30 anni fa e speriamo che la nuova gestione possa riportarlo ai vecchi nostri ricordi. Siamo tutti insieme, li vedo con piacere, tanti vecchi amici e in particolare, che posso dire, il nostro amico Gianni, per Francesco, Mara, Claudia, Silvi, tutti. Grazie, ho visto Rosa Miranda, con piacere. E con un po' più di energia continuerà la serata. Dove? Dove continua questa serata magnifica? Dimmi. Ah, innanzitutto ci auguriamo di stare qui il più a lungo possibile con le canzoni di Rosa Miranda. C'è l'amico Gianni Zeno anche di Squadra Mafia, l'onore e il rispetto. E poi dopo magari tutti ci trasferiremo da Claudia. Va bene, Gianni, dopo tutti da Claudia, allora andiamo, va bene? Stefania Pellegrino, Stefania, racconta un po' come va la serata, ti stai divertendo, che mangi, come va? Guarda, in questo momento sto mangiando la frutta perché non posso mangiare il dolce, che sono intollerante al lattosio. Sì. Io fino a questo momento ho mangiato tutto, era tutto buonissimo, qua c'è bella musica, bella gente, comunque ti si diverte, proprio una bella serata. Ma sei di Roma? No, io sono di Sesta Urunca, provincia di Caserta, però vivo a Roma. E ti piace la movida romana, oppure che ne pensi? Guarda, quando posso, che non lavoro, mi piace divertirmi a Roma, perché a Roma c'è tantissimo da fare, tanti locali, Roma è bellissima d'inverno e d'estate. Certo, d'estate tutto questo caldo non aiuta a divertirsi, perché comunque fa tanto caldo. Benissimo, viva Roma, è meravigliosa, è stupenda, però Napoli, devo dire che anche Napoli è una città bellissima che offre tantissimo, anche di divertimento. Allora, un saluto per il programma Bla Bla Bla. Ciao! Allora, siamo qui con Roberta Allegretti dell'Isola dei Famosi. Essere senza telefonino, senza cellulare, deve essere bellissimo, tranquillità, pace, serenità, che è la cosa che conta di più nella vita. Certo. E dimmi, che cosa mangiavi lì? Oddio, pochissimo, 50 grammi di riso, però io mi sono sempre data da fare, se ti dai da fare nella vita ottieni, quindi andavo a pescare 5-6 pesci al giorno e poi un po' di cocchi, bello. L'esperienza dell'isola è fantastica, perché è come la vita, se ti dai da fare ottieni, se no rimani a panciolle. Si dice che c'avevi la riserva di prosciutti e salame. È vero, poi vabbè, io sono partita con 10 chiletti di più, quindi avevo anche le riserve. E poi quando avevo fame io pensavo al mio negozio che era pieno di roba, che quando volevo tornavo. Quindi non avevo problemi, ho preso questa esperienza con molto ottimismo, con dinamicità e quindi sono andata avanti dal primo all'ultimo giorno e ci sono riuscita e sono felice e ripartirei domani. Benissimo, benissimo. E questa serata ti stai divertendo, e spiega un po' come va la serata. Bella serata, stupenda qui alle band, fantastico. È bello perché poi, no, c'è tutto cibo, tutto a portata di mano e io assaggio, no, voglio assaggiare quello, voglio assaggiare quell'altro. Bellissimo, fantastico. E tutte bollicine, perché le bollicine danno energia, vitalità, euforismo. Allora invio un saluto al programma Bla Bla Bla. Ah, bello, mi piace, Bla Bla Bla, evviva, let's go, besos. La serata, racconta un po'. Tutto bien, la movida di Roma come va? Muy bien, la movida romana inizia qui. Hai mangiato bene? Benissimo, le belle, è veramente un punto di riferimento importante.
Sì.